E continuiamo a parlare dell'accordo di ieri a Genova. Il porto appunto di Genova cresce bene, ma servono collegamenti e logistica da realizzare insieme a Piemonte e Lombardia, lo ha dichiarato il governatore della Liguria, Claudio Burlando. Volevo dire invece che per quanto riguarda oggi, ringrazio molto i presidenti Maroni e Cota. Non ho mai visto il nostro porto in questo modo, almeno magari qualche volta da turisti, da traghetto, ma mi pare che ne siano rimasti molto impressionati, molto colpiti. Abbiamo detto che bisogna lavorare a tre obiettivi: il primo è quello dei collegamenti infrastrutturali, che condividiamo; il secondo è quello di organizzare la logistica sempre di più usando la ferrovia, perché altrimenti ambientalmente non reggiamo più; e il terzo è quello di lavorare insieme col governo per l'autonomia fiscale per poter fare la diga, insomma. Perché quando sono arrivato a San Pier d'Arena, ho visto la distanza da Imola alla diga. Sono rimasti anche colpiti, anche dopo questa tragedia, di quanto ormai è angusto quello spazio. E infine lavoriamo insieme per il turismo del 2015, forse addirittura con un'unica realtà societaria, adesso questo lo discuteremo, perché è evidente che è più forte l'offerta turistica se tu puoi dire a chi viene a Milano che può andare sui laghi, che può andare in città d'arte, che può andare al mare. E insomma, è più forte un'offerta integrata che un'offerta singola. No, ma io penso soprattutto alle interrelazioni che ci possono essere anche tra città ed aree metropolitane, quindi all'interno di questo discorso di regioni c'è un discorso da fare Genova, Milano, Torino come grandi realtà urbane e grandi realtà di area metropolitana. E questa è la prospettiva, quindi il tema delle interconnessioni ferroviarie, della complementarietà delle funzioni è un tema da approfondire, e in particolare un elemento che abbiamo toccato è quello del ruolo dell'Expo 2015 e dei rapporti che ci possono essere tra Milano, sede dell'Expo, e un'area più vasta che non è solo un'area regionale lombarda, ma è un'area del nord Italia.